Tutti. Allora, il compito che ci è stato dato è stato quello di descrivere un po' i servizi che ogni centro ha costruito negli anni nel sistema delle tossicodipendenze. Adesso cercherò di essere veloce, ma anche di dare degli spunti. Per dare degli spunti ho voluto analizzare quelli che sono i dati della popolazione nel 2017 nelle nostre strutture e anche quelli che sono gli esiti, perché è un lavoro che ci siamo proposti anche come commissione di monitoraggio, quello di analizzare un po' su mandato regionale quelli che sono gli esiti. Stiamo costruendo un po' varie ipotesi, comunque una prima lettura la rendo disponibile oggi per quello che riguarda le nostre strutture. Non sto a fare, ecco, la storia, l'ha già detto Giuliano molto meglio di quello che potrei fare io, quello che fa il CEIS, ma anche il metodo che utilizza il CEIS, no, all'interno della rete dei servizi. Ha parlato di osmosi ed è quella osmosi che ci ha permesso oggi di parlare un linguaggio molto più simile di quello che probabilmente veniva usato nel 1982-83, quando siamo nati, quando c'era una contrapposizione un po' fra quelli che erano i metodi e gli strumenti del privato e quelli che invece venivano utilizzati dal sistema pubblico. Oggi questa osmosi, questa rete, ci ha permesso di avere un linguaggio simile, ma anche di essere contaminati entrambi da quelle che erano le metodologie di ciascuno, ma anche all'interno degli stessi enti accreditati le differenze che c'erano nel 1983-84 si sono via via sempre più sono calate, insomma ci siamo contaminati anche tra di noi come enti del privato sociale. Oggi il gruppo CES comunque ha 7 cooperative, un'associazione e fa parte di una fondazione. Ci occupiamo di dipendenze, assistenza, ecco, l'assistenza mi riferisco a persone con disturbi psichiatrici e anche malati di AIDS e anziani. Disturbi alimentari, abbiamo una comunità a Parma, poi il settore minori, il centro studi che è importante perché ci aiuta a riflettere sulle nostre prassi. E abbiamo al CEI c'è anche l'Istituto Giuseppe Tognolo, che è affiliato all'Università Pontificia Auxilium, che è un'università a cui si può accedere e dà il titolo di educatore sociale, la laurea triennale in scienza dell'educazione. Questi sono i servizi delle dipendenze patologiche, l'accoglienza e l'ambulatorio in via Tognolo, la torre, la mimosa, è la madre bambino, il giro di boa, la comunità pedagogica, il centro, il drop-in, il centro bassa soglia sulla frontiera e il COD. Allora, comincio dall'accoglienza, comincio quindi a dare i numeri che mi piace moltissimo. Allora, quest'anno, quindi fino a il 1 ottobre o fino a oggi, sono stati fatti nelle nostre strutture 112 ingressi, 94 maschi e 18 femmine. Qua ci metto tutte le strutture che abbiamo visto prima, quindi dal COD alla pedagogica alla comunità terapeutica eccetera. Questa è l'età media, vedete in verde i minorenni, perché qui alla comunità La Torre c'è un modulo per minori tossicodipendenti, fino a 58 anni, probabilmente l'età media, che invece non l'età media, sono le persone con un'età più avanzata che vengono ospitate nella comunità pedagogica. La nazionalità è prevalentemente italiana, su 112 100 sono italiani, 2 europei e 10 extraeuropei. Quasi tutti, la maggior parte ha sotto la scuola dell'obbligo, però ci sono anche 19 persone che hanno il diploma di maturità, una persona che ha la laurea triennale e 2 che hanno la laurea specialistica.
la condizione professionale, qui viene rispettato un criterio dell'appropriatezza, per la maggior parte sono disoccupati, 75 su 112, solo 14 hanno un'occupazione stabile, 2 in aspettativa. Per chi va al CoD spesso, le persone che vanno al CoD a volte succede che possano utilizzare quel tempo in aspettativa e malattia. L'età della prima assunzione d'assalto, problemi legali no. Questo è un dato molto interessante perché facendo il confronto con le altre strutture delle altre province, come Modena c'è un investimento sulle persone che possono effettuare programmi in una situazione di libera scelta. Quindi, e questo secondo me è un dato significativo, 103 persone di queste 112 non hanno misure legali. La sostanza d'abuso primario, no? Quello che diceva Ferretti, l'eroina sta cedendo sempre più il passo alla cocaina, 30 persone, 26 cocainomani, come prima. Poi c'è un dato importante anche rispetto all'alcol, 19 e 14 sui cannabinoidi. Questi sono solo gli invii di Modena, Quindi ho escluso dai nostri servizi tutti quelli che potevano provenire dalle altre province o regioni d'Italia. Sostanza d'abuso secondario è la cocaina. Poi c'è sempre una certa il dato interessante rispetto ai cannabinoidi e l'alcol, che secondo me li chiamo l'olio e l'aceto, no, di ogni sostanza. Infatti l'altra sostanza come terza, l'alcol e i cannabinoidi prevalgono nettamente sugli altri. Poi abbiamo la chetamina, le benzodiazepine, che è un dato che si rivela sempre più presente nelle storie delle persone che vengono nelle nostre strutture. Il COD, adesso li illustro, poi vi do qualche dato. Ecco, c'è una riga tutta spappolata, ma fa lo stesso. Quello che volevo dire è che il COD offre un percorso, due tipi di percorsi, uno di 3 mesi, classico, con un mese di proroga, e poi c'è il cambio di rotta, che è stato questo progetto innovativo che ha consentito alle persone di poter svolgere il loro percorso in un mese con la proroga di 15 giorni. Questo, il cambio di rotta, lo ricordo agli operatori, prevede 2 step, uno di 15 giorni entro i quali gli operatori dell'SDP devono attivare la prima verifica e il secondo step di ulteriori 15 giorni entro i quali deve essere definito e pianificato il percorso successivo e l'eventuale richiesta di proroga. Per quanto riguarda il cambio di rotta, non riusciamo, così come facciamo invece per il percorso classico, a effettuare la testistica e una diagnostica approfondita. Quindi facciamo una relazione, è caduto il discorso di Giulia, riusciamo a fare una relazione, un'osservazione, non dico superficiale, ma comunque attenta per il periodo che le persone stanno nella nostra struttura, però non possiamo utilizzare tutti gli strumenti che vengono utilizzati nei percorsi più lunghi. Il giro di boa, prima aveva una tempistica di 12 più 12, oggi per facilitare la programmazione del percorso e le verifiche del percorso e anche analizzare un po' quelle che sono il bilancio, fare un bilancio delle competenze degli ospiti, è stato suddiviso in 3 periodi, 12 più 6 più 6, quindi con la possibilità di fare una progettazione individuale importante. Il giro di boa ha un appartamento di rientro, 6 più 6, i primi 6 mesi con una spesa totalmente sanitaria e gli altri 6, e quindi bisogna programmare l'UVM per stabilire la capacità della persona eventualmente di contribuire alla proroga di 6 mesi, dove le persone possono contribuire per un 15%, se non sono in grado di farlo, ecco che allora l'UVM serve anche a integrare dal punto di vista dell'intervento sociale. Di solito qua c'è un'età media sopra i 30 anni, però sono state accolte anche persone più giovani a seconda poi di quella che è la valutazione congiunta degli operatori. Ecco, rimane la questione degli older, questo per i gruppi, dopo lo do come stimolo, cioè persone
e noi l'abbiamo visto nel Giro di Doha, che arrivano alla conclusione del percorso secondo le tempistiche che ci siamo dati, ma che non riescono ad avere un'evoluzione tale che gli consenta di vivere in autonomia. Quindi è necessario pensare, riflettere a strutture a basso costo come potrebbero essere appartamenti, situazioni di co-housing, che adesso si parla molto in inglese, quindi esperienze di co-housing, oppure secondo me è necessario anche pensare a strutture con un maggior livello di assistenza per tutti quelli che hanno una situazione psicofisica ormai deteriorata. Una casa San Lazzaro, così come è stata pensata per i sieropositivi, secondo me va pensata anche per persone che sono arrivate a fine corsa e che hanno bisogno quindi di un livello di assistenza che le case di riposo non riescono a garantire, perché non hanno operatori in grado di contenere quei comportamenti devianti che comunque queste persone, anche anziane, manifestano. La torre, anche qui è cambiata la tempistica nell'ultima convenzione, i mesi di permanenza nel percorso tradizionale sono 10 e la proroga è massima per un massimo di 4 mesi, quindi può essere di 1, di 2, di 3, a seconda di quella che è la valutazione congiunta dei servizi. La doppia diagnosi sono 3 più 3, dopodiché il percorso può terminare, può proseguire nel modulo tradizionale, può proseguire in una struttura pedagogica oppure in altri ambiti, insomma, che vengono decisi e pensati per la persona durante la permanenza nel modulo doppia diagnosi. Ricordo a tutti che il medico, il nostro medico, il dottor Drusiani, che è presente, interviene solo e soltanto nel periodo di permanenza nel modulo. Poi abbiamo il modulo blog, che non è in convenzione, ma se ne sta parlando in questi ultimi tempi, è un modulo per minori tossicodipendenti. Noi possiamo accogliere minori secondo la legge regionale la 1904 del 19 dicembre 2011, che prevede l'inserimento in comunità terapeutica dei minori qualora che abbiano compiuto 16 anni, qualora i servizi o il tribunale ne ravveda la necessità. Quindi noi abbiamo un modulo sia a Modena che a Parma. Il reinserimento è di 6 mesi più 6, abbiamo adesso appartamenti in Viale Verdi, sono 3 posti maschi per i maschi e 4 per le femmine. Stiamo prevedendo la costruzione di appartamenti dove avete parcheggiato la macchina, di case simili a quelle della Mimosa, per poter ampliare l'offerta del rientro. I gruppi post trattamento, noi abbiamo anche dei gruppi e qui è un intervento che viene fatto gratuitamente perché non è previsto in convenzione, ma c'è una partecipazione sempre maggiore di persone che hanno finito il loro percorso o che sono state anche inviate dai servizi, che partecipano ai gruppi di rientro post trattamento. La partecipazione in questi gruppi ci fa dire che c'è un bisogno sempre maggiore perché sono molto partecipanti. Casa Mimosa, due parole, io ho più servizi, mi scuso se ci metto un po' di tempo. Sono 3 posti, in convenzione 12 più l'eventuale poi a proroga, anche quindi 6 più 6. La fase di reinserimento, sempre 6 mesi sanitario, 6 mesi sociosanitario. Abbiamo una casa di rientro anche per le madri con bambino, in questo momento è piena, in via Siligardi. In Mimosa da qualche anno c'è l'intervento dell'associazione Profili, che è un servizio a pagamento che fa un'opera di supervisione, di trattamento e di psicoterapia sia individuale che sulla diade. Vi dico soltanto, vi faccio un esempio su come possono intervenire gli psicologi dello studio Profili di Bologna. Nei momenti informali, naturalmente in accordo con la madre, vengono fatti dei filmati al momento del pasto, al momento del gioco, al momento del cambio del pannolino, insomma nei momenti della vita quotidiana di una madre col proprio bambino. Questi filmati vengono visti prima dagli operatori con i supervisori e successivamente vengono concordate degli approcci e degli stimoli che può utilizzare la madre per migliorare il proprio comportamento nei confronti del bambino. Questa metodologia ha dato dei risultati sorprendenti.
dovete pensare che tutti gli esiti della mimosa degli ultimi anni sono stati positivi. Poi in questo momento di contrazione di risorse non tutti i servizi riescono a pagare anche questo tipo di possibilità, che è stata però, abbiamo visto, importante su casi su cui nessuno scommetteva all'inizio. Sulla frontiera è il drop-in, in convenzione c'è un errore, mi diverto, perché c'è scritto che la domenica è chiuso, no, il nostro servizio sulla frontiera funziona dal lunedì alla domenica, tutti i giorni della settimana e tutti i giorni dell'anno, compreso Pasqua, Natale, il primo dell'anno, c'è stato anche il dottor Ferretti che è venuto a fare un brindisi il primo dell'anno di qualche anno fa. Accoglie persone che quindi vivono in strada, inviati dai servizi, e c'è una media di presenza giornaliera che va dai 12 ai 18 a seconda degli arresti, della temperatura che c'è insomma fuori, eccetera eccetera. È un servizio difficilissimo, gli operatori subiscono ogni giorno quotidianamente un tasso di aggressività molto alto, e quindi va tutta la mia stima a chi lavora un progetto di bassa soglia di questo tipo. L'ambulatorio non è più convenzionato, però accoglie persone che chiedono un trattamento a pagamento sulla cocaina o sulle nuove dipendenze, e nello stesso tempo invece, in accordo con i servizi, abbiamo i gruppi sul GAP, sul gioco d'azzardo. Vi do qualche dato su tutti, vi faccio vedere un po' i dati degli esiti, parlo di primo secondo percorso perché non perché uno è abbandonato, non solo perché uno può aver abbandonato e rientrato, ma il primo percorso può essere, ci può essere perché una persona va dall'accoglienza direttamente nelle strutture, oppure un secondo percorso è perché dal COD è passato alla torre, oppure al giro di boa, oppure terzo percorso perché dal COD è andato alla torre e poi al giro di boa, quindi aumentando il numero dei percorsi che la persona man mano fa nel suo programma. Bello questa animazione. Allora, il trattamento, questi sono gli ingressi, 59 ingressi al COD, 20 alla torre come terapeutica, 15 al giro di boa, 5 madre bambino e 12 in doppia diagnosi. Questi sono gli esiti, 25 abbandoni, 23 l'hanno completato, su 5 c'è stata una dimissione concordata, non sono stati raggiunti gli obiettivi, ma c'è stata comunque una dimissione in accordo con i servizi, e 22 sono passati in altra struttura. C'è stata anche un'espulsione quest'anno. Qua mettevo a confronto il COD con gli utenti di Modena, con quelli fuori Modena, ma è un dato che non sono riuscito a riflettere più di tanto perché li ho fatti venerdì scorso. Gli abbandoni su Modena sono il 38, su fuori Modena 16, conta la brevità del percorso, conta la distanza, quindi una persona che viene da lontano è più difficilmente tentata ad abbandonare, ad uscire, perché non trova i riferimenti che può trovare nel proprio territorio. Insomma, anche queste sono tutte riflessioni utili. Il secondo percorso, abbiamo questi numeri per le persone che hanno fatto un secondo percorso, mi interessano gli esiti, ancora in corso 14, completato 4, 2 sono passati in altra struttura e 7 hanno abbandonato. Sono esiti quest'anno secondo me lusinghieri rispetto a quello che è l'andamento del percorso in generale. Anche qua il confronto, finisco con... Adesso vi lascio perdere quelli dell'ambulatorio sulla cocaina e perché le persone vengono in ambulatorio. Rimango sul GAP. Salto questo. Questo che cos'è? È il GAP. È il GAP. 38. 38 persone in trattamento abbiamo. 28 maschi, 10 femmine, distribuite in maniera molto curiosa. A Modena abbiamo solo maschi, a Carpi invece c'è una prevalenza di femmine. Sarebbe anche interessante analizzare questo tipo di diversità rispetto al genere.
l'età media se va dai, no, questo è il range, non è l'età media, va dai 32 ai 74 anni. L'istruzione, c'è una prevalenza di persone che hanno la terza media, però c'è qualcuno che ha fatto anche la maturità, che ha la maturità, e uno che ha la laurea magistrale. Sono quasi tutti occupati, a differenza delle persone che vengono in comunità. Molti pensionati, su 30, abbiamo visto 38, 12 sono in pensione. Penso che l'età media più alta l'abbiamo Mirandola, perché i nostri gruppi si svolgono a Modena, Carpi e Mirandola, non l'ho specificato, scusate. La residenza, vedete, Carpi 12, Modena 7, e questa, insomma, sono tutti gli altri paesi che non riuscite a leggere, faccio fatica io. Ecco, questo è il gruppo, perché abbiamo un trattamento individuale e un trattamento di gruppo. A Modena 16 in questo momento, Carpi 13 e a Mirandola 9. Un albanese, tutti gli altri sono italiani. L'accesso è quasi, è prevalentemente su invio CERT, uno dai servizi sociali territoriali, uno è un familiare, l'accompagnato da noi, e 12 sono autonomi, sono venuti autonomamente al Toniolo. Quasi tutti partecipano al gruppo, però qualcuno sceglie, non è pronto, ma oppure anche sceglie di fare solo un trattamento individuale, oppure viene proposto da noi, per le caratteristiche che ha, solo il trattamento individuale. I giochi, 21 su 38 vengono perché hanno un problema con le slot. Poi c'è il gratta e vinci, 6, 5 per terminali di videolotterie, scommesse, che non so cos'è, dopo ve lo spiegherete, e uno per un problema di gioco con le superenalotte in lotto. Le conclusioni, l'innovazione è la nostra parola d'ordine, ma le conclusioni sono la premessa che ha fatto Giuliano, insomma. Il CES ha saputo crescere passando da un sistema chiuso, rigido, a un sistema aperto, con la rete, con la FIT, col contributo del centro studi e con l'università che collaborano con noi. Grazie a tutti.